Giovanni Pitales, allora, da dove iniziamo? Dal punto in trasferta, dalla espulsione di Elia, dalle squalifiche che avrete in difesa con Medda e Bello che erano diffidati, c'è tanto. Sì, purtroppo è una partita da cui usciamo con le ossa rotte, ma è chiaro che anche per domenica vedremo in settimana di ovviare a tutte queste mancanze. Oltretutto il problema più serio sembra quello di Medda, che a quanto pare è probabile si sia anche stirato, quindi a questo punto la munizione per una squalifica di un turno a questo punto è quasi ininfluente. Per cui, partendo dalla partita, da ciò che è successo, indubbiamente c'è il rammarico, perché comunque eravamo passati in vantaggio, abbiamo avuto questa bravura, questa capacità, e poi purtroppo abbiamo subito il gol del pari, e lì la partita è diventata un pochino più equilibrata, visto che comunque eravamo di fronte anche a una squadra ben organizzata. Dispiace per l'espulsione, perché comunque domenica affronteremo il derby della nostra zona con delle assenze abbastanza importanti, però insomma, ripeto, come ho detto all'inizio, cercheremo di ovviare a questo con una disposizione tattica che comunque in tutti i casi sarà competitiva. Ecco, hai ricordato che siete passati in vantaggio, è mancata forse un po' di cattiveria, perché anche nelle occasioni che avete concesso, lì sull'uno contro uno, forse ci vuole un'opposizione più ferrea. Tosta, sì. Sicuramente. Stiamo sottolineando in allenamento sempre questo aspetto e ci stiamo lavorando, purtroppo spesso anche per caratteristiche, delle volte se certe cose non vengono migliorate proprio per magari dei limiti che abbiamo dal punto di vista caratteriale, però indubbiamente questa squadra ha grandissime altre qualità, tant'è vero che quando abbiamo messo palla a terra abbiamo messo in difficoltà nettamente il Castiano. È normale che poi in fase conclusiva siamo mancati, ultimamente stiamo mancando un pochino, perché diciamo che le occasioni ci capitano, non riusciamo a concretizzare nella maniera che vorremmo. In tutti i casi bisogna comunque continuare su questa strada, perché prima o poi i gol arriveranno. Ecco, quei gol, se arrivano i gol arrivano le vittorie. Adesso terzo pari di fila, gradino dopo gradino state salendo, ma forse ti auspichi una risalita più veloce? È ciò che ci auguriamo, perché comunque ci consentirebbe anche di giocare con maggior serenità, per poter mettere anche al servizio di tutte le qualità dei singoli, che sono notevoli. Però è chiaro che ogni volta abbiamo un avversario di fronte che è sempre agguerrito, sa che gioca contro il Santiago, dove ci sono dei giocatori importanti, quindi tutti ci tengono a ben figurare. Parliamo nella gara di oggi, il duello particolare dei due allenatori in campo, Piccarreta all'esordio in casa, ha fatto gol. Tu magari nell'occasione del gol di Elia ci hai messo lo zampino. Sì, diciamo che in questi casi l'esperienza conta tantissimo, quindi abbiamo dato tutti e due il nostro contributo, complimenti a lui, insomma, speriamo che questa esperienza di allenatore e giocatore sia sempre di più presa in considerazione, perché secondo me è un punto a vantaggio della squadra, non uno svantaggio. Il fatto di essere magari nel cuore della squadra è un vantaggio decisamente, non uno svantaggio. Ecco, da martedì vai alla ricerca di difensori per la gara di domenica, 3 fuori uso sono un po' troppi. Purtroppo sì, perché sono tutti e tre i difensori centrali di ruolo, quindi è probabile anche che mi debba adattare io a fare il difensore, come ho fatto oggi nello scampolo finale. E poi in settimana vediamo. Va bene, ringraziamo Giovanni Pitales, complimenti per la gara di oggi, in bocca al lupo per il derby prossimo. Grazie, arrivederci.